dico come genovese, lo dico come marinaio, guardatevi, guardate cosa vuol dire essere marinaio, guardate Genova e guardate che spettacolo che c'è oggi. L'anno scorso mi ricordo, avevo iniziato il discorso dicendo giratevi e guardate Genova. Oggi ho pensato, non posso ripetere la stessa cosa, però invece lo devo fare, perché se ci giriamo e guardiamo, guardiamo perché il Salone Nautico si può fare soltanto qui a Genova. Perché Genova e il Salone Nautico sono due cose interconnesse. E più passa il tempo e più vengono le occasioni e più noi lo dimostriamo. Noi dimostreremo in questi giorni che Genova saprà offrire tantissimo ai visitatori del Salone, che i cittadini genovesi accoglieranno i visitatori e faranno vedere una grande città, una città che offre anche il dopo Salone a un evento così eccezionale come il Salone Nautico, il più bello di tutta l'Europa, che certamente compete con tutti i saloni del mondo. La nautica da diporto è una parte della nostra industria e una parte del nostro orgoglio. Sulla nautica da diporto noi possiamo dire che siamo i primi al mondo. Esportiamo tantissimo, abbiamo tante maestranze che sanno lavorare, abbiamo maestranze e industrie che sanno lavorare meglio di tanti altri in tutto il mondo. A Genova abbiamo più di 50.000 diportisti registrati e chissà quanti voi invece ne avremo molti di più che magari durante l'estate usufruiscono del nostro mare per andare e utilizzano i nostri natanti. È una cosa importantissima per la nostra economia, per il nostro modo di vivere e per il legame che abbiamo noi come città al mare. La nautica da diporto deve diventare una parte trainante della blue economy, che è una parte trainante della nostra città. Genova, nel campo della blue economy, ha tantissimo da dire e avrà tantissimo da dire nel futuro. Per cui noi candidiamo Genova a essere il centro di competenza della blue economy sia a livello nazionale che a livello europeo e possiamo veramente farcela. Abbiamo bisogno dell'aiuto di tutte le amministrazioni, abbiamo bisogno dell'aiuto del Ministero, del nostro Ministro che è qui con noi, abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti i partecipanti alla Blue Economy e di tutti i genovesi, ce la possiamo veramente fare. Oggi noi non possiamo dimenticare che abbiamo avuto tempo, più di un mese fa, una grande tragedia in città. Genova ha dimostrato, i genovesi hanno dimostrato, che nonostante una grande tragedia, con forza e coraggio i genovesi si sono riuniti assieme, non hanno fatto polemiche, hanno lavorato tutti assieme con le amministrazioni per risolvere problemi importantissimi e gravi della nostra città. E in poco tempo siamo riusciti a fare tantissimo. Oggi Genova dimostra con questo salone che la città è sempre grande, che la città anzi sa fare cose che altre città non riescono a fare, che la città riesce, nonostante quello che è successo, a continuare a percorrere il suo cammino nella continua crescita per diventare il porto e la città più importante del Mediterraneo. È lì dove vogliamo arrivare ed è lì dove arriveremo. Io ne sono assolutamente convinto e la città stessa ne è convinta. Oggi per voi che non siete di Genova, che venite qui, voi fate un regalo alla nostra città. Tutti i visitatori che verranno, saranno tantissimi, ci aspettiamo questo, un salone del record. E chiediamo a tutti i visitatori, ringraziamo i visitatori che vengono a vedere la città perché ci fanno un regalo. Ci dicono che Genova è ancora grande, ci incoraggiano ad andare avanti, perché il nostro percorso, forse qualcuno lo definirà difficile, ma noi genovesi siamo abituati a fare cose difficili, nel momento delle difficoltà ci stringiamo assieme e lavoriamo tutti assieme. Questo è il messaggio che voglio dare, al quale credo non solo col cervello ma soprattutto col cuore. E sono certo che tutti i genovesi la pensano in questo modo. Andiamo avanti e ce la faremo. Oggi il Salone è una grande festa per tutti, siamo tutti qui riuniti a parlare della nostra festa. Ricordiamoci che il Salone è anche un esempio di essere italiano. Il Salone è una grande cosa per l'Italia stessa, è l'industria che, come dicevo prima, dell'Italia, non soltanto di Genova e della Liguria. E quindi è una parte importante per tutta la nostra nazione. La nazione vince, la nazione vincerà, ma lo farà se Genova vince e Genova vincerà. Di questo ne sono assolutamente convinto. Quindi dico buon vento a tutti, buon vento al Salone e, lasciatemelo dire, buon vento ai genovesi.